Ciao amici buongustai, oggi prepariamo un piatto ottimo come al solito, che è una minestra, bella asciutta. Pasta e ceci alla romana, anzi, pasta e ceci cremosa alla romana. Ecco qua tutti gli ingredienti che potete vedere. I ceci, sono dei ceci comprati in scatola, abbiamo lavati tutto quanto, pomodorini freschi, rosmarino, alloro, peperoncino, aglio, alicette e delle pappardelle che poi sgretoleremo e le metteremo dentro alla nostra minestra. Va bene? Iniziamo. Mettiamo abbondante olio di oliva, molto abbondante. Non vi preoccupate, l'olio d'oliva non fa mai male. Questo qua penso sia la quantità giusta. Prendiamo l'aglio, non lo tagliamo a pezzettini piccoli, la pasta possiamo mettere qua al lato, tanto lo useremo dopo. Lo tagliamo a pezzi grossi. Poi se uno lo vuole può levare oppure lo lasciamo dentro. Noi normalmente lo lasciamo dentro, ci piace l'aglio. Ci mettiamo dentro 3 foglie, ripeto, di alloro, il nostro peperoncino, tagliamo a pezzi, un po' di rosmarino, poi dopo alla fine ne aggiungeremo dell'altro, così, e lo accendiamo e lo facciamo cuocere. E facciamo questo soffrittino. Così, chiudiamo, mettiamo via il rosmarino, però non lo buttiamo, e tagliamo questi 4 pomodorini che abbiamo. Se uno non ha i pomodorini freschi, può benissimo mettere della conserva oppure 2 pelati, quello che uno vuole. Così. Beh, lei controlla sempre, quando uno cucina, lei controlla sempre. Che sta a fare papà? Sta cucinando pasta e ceci? A te non la puoi mangiare pasta e ceci, va bene? Se no sicuramente potrei mangiare qualche altra cosa e faremo. Aspettiamo un attimo che però si soffrigge tutto e intanto apriamo un nostro barattoletto di alicette. Nella cucina romana le alici si adoperano dappertutto. Prendiamo una forchetta. Coltello grosso e coltello piccolo non servono più, possiamo posare. Controlliamo come va il soffritto. Va tutto bene, si sente già un ottimo odore di rosmarino e alloro con l'aglio. Prendiamo delle alicette. A me piace molto la lista. Io ne metterei 3. Ecco, 3 belle ricette sott'olio, le mettiamo e le facciamo tagliare per bene. Aspettate, prendo una bella cucchiarella di legno, eccola qua. Con questo riesco, sentite come soffrigge bene tutto. A questo punto mettiamo il pomodoro e lo lasciamo andare un pochino, copriamo e aspettiamo qualche minuto. Bene, così. Tanto prendiamo un bel po' di
ceci e li facciamo insaporire, li mettiamo qua dentro. Non tutti i ceci li ho messi, perché una parte passeremo col frullatore e li facciamo diventare una bella crema. Facciamo insaporire e dopo andremo a mettere un po' di sale e dell'acqua. Aspettiamo un pochino per il tempo che si cuoce tutto, soprattutto il pomodoro. Adesso controlliamo un attimo, diamo una girata per bene, sentiamo che i ceci si stanno insaporendo per benino. Questo aggiungiamo un bel pizzico di sale, metto un altro po' e ci mettiamo dell'acqua tiepida. E questo, ricordate, è una minestra. E le lasciamo cuocere. Adesso prepariamo i ceci tritati proprio per fare la cremina. Abbiamo dei ceci con un pochino di acqua, ci mettiamo del sale. Qua ci mettiamo un altro po' di rosmarino. Ecco qua. In questa maniera. Chi vuole, qua dentro ci può pure aggiungere dell'aglio, dell'altra ricetta o per tutti gli odori che uno preferisce. Prendiamo e facciamo la nostra crema. Stacchiamo tutto. La nostra crema di ceci è pronta, che dopo andremo a mettere dentro la pasta, anzi dentro la nostra pentola minestra. Puliamo col dito e la assaggiamo pure. Buonissima, veramente semplice. A sto punto io qua dentro questa crema ci vado ad aggiungere un goccio di olio d'oliva. La giriamo. Questo qua servirà per fare la nostra pasta bella cremosa. Mentre aspettiamo che qua l'acqua bolle. E ora prepariamo la pasta. Abbiamo preso queste pappardelle, le rompiamo. Al supermercato non ho trovato i mal tagliati, è uguale, facciamo in questa maniera. Già tutto bello salato. Prima di mettere la pasta leviamo le foglie di rosmarino, del rosmarino, di alloro. Questo qua le andiamo a cercare, dovrebbe starcene un'altra, se la troviamo. No, le abbiamo levate tutte. Prendiamo e mettiamo tutto insieme. Tempo di cottura scrivono 4-5 minuti, ma noi li faremo cuocere un po' di meno, sui 2 minuti e mezzo, 3, poi le spengiamo e metteremo la crema di ceci, così la pasta con i ceci e tutto quanto si inizia a insaporirsi per bene. E questo controlliamo bene, la pasta è quasi cotta. Per farla bella cremosa, che questo qua è un pochino liquida, ci andiamo a mettere
la nostra bella crema di ceci. Ce la mettiamo tutta, tanto non c'è problema, a noi ci piace bella fitta e cremosa. Andiamo a girare per bene tutto, facciamo amalgamare, viene bella cremosa, molto cremosa, molto buona. A questo punto tranquillamente spegniamo il fuoco e aspettiamo una decina di minuti prima di mangiarla, così si raffredda, la pasta si continua a cuocere dentro l'acqua calda, anzi dentro ormai questa crema di ceci calda, questo qua, e la saporeremo meglio. Prima di mangiarla, dentro il piatto andremo ad aggiungere un goccettino di olio a crudo, ma comunque lo vedrete, fa poco. Abbiamo fatto riposare bene la nostra minestra, eccola qua. Ecco qua un'altra foglia più tardi, allora la leviamo perché può dar fastidio. È cremosa al punto giusto, la pasta è cotta giusta, ecco, e possiamo benissimo mettere dentro il nostro piatto. Questo è un piatto, aggiungiamo un goccio di olio d'oliva crudo, che fa sempre bene, e questo. Signore, pasta e ceci alla romana. Per tutti gli ingredienti, come al solito, vedete la nostra descrizione. Vi auguro buon appetito.